Ciao ragazzi, bella la mia location, eh? Questa è proprio una bella pianta, molto bella. Sono a San Cono, principalmente sono venuto a San Cono per vedere la festa di San Cono e fare altre robe. Nei giorni in cui non facevo niente, mi annoiavo e ho deciso di fare alcune curiosità. Essendo originario di San Cono, ho provato a fare questi video. Questa strada ha un sacco di ricordi. Come ad esempio questo bellissimo affresco. L'autore di questo disegno era un mio amico. Esce di casa con un tubetto di colore rosso, a un certo punto non si sa perché si rompe e si ritrova tutta la mano rossa. Per toglierlo cosa fa? Lo sfrega nel muro. Ed abbiamo ottenuto un bellissimo affresco. Sempre in questa strada abbiamo girato io con i miei amici un video su uno skateboard e l'abbiamo mandato a Italia 1, la tipica pubblicità che si vede su Italia 1. Immaginatevi di essere piccoli, trovate un copertone di una macchina, a questo punto avete una scalinata e questa strada. Ed ovviamente butto questo copertone per scopi accademici naturalmente per vedere come funziona la forza di gravità. Che tempista che ero. La cosa pericolosa è che a un certo punto si vede una macchina provare a salire, vede questo copertone e fa marcia indietro, ma per fortuna non è successo niente. In queste scale ho girato il mio primo video che ho poi postato su YouTube. Questo è sicuramente uno dei posti più tranquilli di San Cono. Seduto in una panchina, dietro di me ci sono le poste e di là c'è il polo scolastico. Il mio vecchio amico Tombino, quando andavo a scuola elementare, ogni mattina facevo in questo modo. Questo è uno dei luoghi più caratteristici di San Cono. In questa porta è raffigurato San Francesco. Quando ero piccolo, in questi solchi mettevo i miei piedi qua. E qua ci andavano quelli di mio zio. Lungo questa strada ho incominciato a muovere i primi passi per diventare un velocista. Una cosa che mi piace molto di San Cono è il suono delle campane, specialmente della campana di Mensa Chiazza. A mezzogiorno c'è una bella sinfonia, che adesso vi lascio. E mo adesso mi tocca fare tutta questa strada. Quando ero piccolo collezionavo questi adesivi
si potevano trovare un po' dappertutto, gomme da masticare, patatine. Poi c'erano questi di Susanna, nei formaggini, c'erano i Digimon, calciatori, Dragon Ball, un po' di tutto. E quando li trovavo, li mettevo in questa porta. La mia prima collezione. Prima di concludere questo video, ringrazio tutti i miei fan che mi hanno accolto calorosamente. Non mi aspettavo nulla del genere. Quando uscivo di casa, oppure per la festa di San Cuno, c'era sempre qualche ragazzo che mi fermava. Oppure mi chiedeva: sei quel youtuber che ha fatto il video di San Cuno? Perché l'anno scorso avevo fatto un video riguardante San Cuno per intero. È stato molto bello. Non mi aspettavo per nulla. Perché ce ne sono stati molti fan che mi hanno fermato per farsi un video, una chiacchierata o una foto. Ringrazio specialmente i ragazzi della Vara Piccola di San Cono. Sono un bel gruppo e insieme abbiamo fatto una bella foto. Poi ci sono stati altri fan che si sono fermati a fare una foto, come Angela e Ludovica, che ringrazio molto. C'era un fan che mi ha ricordato che io avevo fatto il video delle suore e mi ha detto: ci sono andata anch'io in quelle suore. È stato grande quel ragazzo, perché quelle suore hanno fatto da suore a mio padre, ai miei zii, a me e a quel ragazzo, tutte le generazioni, grande suore di San Cono. Poi mentre riprendevo c'è stato un altro fan che era accanto a me e al suo fianco c'è il suo amico e mi ha detto: che bello, alla mia destra c'è un youtuber e alla mia sinistra c'è il mio migliore amico. Top, grazie fan di San Cuno, molto carosamente mi avete accolto, non me l'aspettavo proprio. Detto questo, vi saluto e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.